Bentornati a tutti, sono sempre Sambro Gilgamesh e bentornati su Sekiro. Sembra quasi, non dico comincia a essere un mantra, ma neanche un'abitudine, ma anche stavolta abbiamo cominciato affrontando un nemico che... Allora, abbiamo grandi rosario, va bene? Abbiamo grandi rosario. E ho finito tutte le cure. In realtà ero venuto qui per testare il corvo della nebbia. Un colpo ha funzionato, un'altra volta l'ho provato a fare e non ha funzionato. Non ci ho messo tanti tentativi, Non ci ho messo tanti tentativi. Sono tornato qui, sono morto una volta. Questo è il secondo tentativo che provavo a fare e ha funzionato. Però il corvo della nebbia non l'ho ancora ben capito, perché una volta ha funzionato, un'altra volta no. Mi perplime un po'. Solo che, scusate un attimo, io quanti grani di rosario ho che... Ah, scusate, non sono qui. Continuo a confondermi. I grani di rosario. Ne abbiamo uno, ok, chiaro, va bene. Mi sono ricordato. Meglio, volevo andare a controllare una cosa. Ho dovuto andare a controllare una cosa. Nell'andarci mi sono ricordato che c'era un oggetto da comprare. Quindi. Torniamo all'ultimo. In realtà mi aspetto. Non dico che mi aspettavo di più. In realtà sto capendo una cosa, forse. Ovvero che. I semi di zucca molto probabilmente. Sapete che non mi ricordo esattamente se un seme di zucca si sia ottenuto contro il primo generale, perché mi sta venendo l'idea che i semi di zucca non siano ottenuti tanto facendo fuori i nemici, ma piuttosto proseguendo. Credo. Dovrei rivedere un attimo dove si ottengono. Uno me lo ricordo che si poteva comprare, anche se non ricordo bene da chi. E comunque ok, cioè nel senso, forse dal mercante dopo, non mi ricordo. Comunque non è quello il punto. Il punto è che mi viene il dubbio che allora i generali e tanti altri, più che altro. Ecco, i ricordi, forse i ricordi vengono dati dai boss veramente tosti di trama. Boss, a priori boss, vengono dati i ricordi. Mentre i grani di rosario vengono dati dai generali per lo più. Mentre i semi di zucca va a sapere. Però, viaggia. Io mi sono ricordato di questa cosa. Per farlo però io ho bisogno di capire quanti. Così come una persona mi ha anche detto: ma no, guarda che non sono inutili i borselli. Li hai fraintesi forse. I borselli sono come se fossi in Dark Souls e tu volessi crearti delle anime, che quindi, cioè quelli che vendono i mercanti, non sono inutili. È come poterti creare. Ah no, quelli dicevano di stare attenti, eccetera, sì. Ma quelli forse parlano più. Sì. È una spiegazione che sarebbe a farti capire perché loro siano sempre sull'attenti. No, mi sono reso conto che c'era da poter comprare uno strumento prostetico che è basato, diciamo, sullo stile di combattimento della falena. Viaggia, dicevamo di andare al castello. Speriamo in bene. Quindi, in realtà, appunto, è come crearsi un'anima dell'inventario in Dark Souls. Cosa vuol dire? Vuol dire che spendi... È vero, i borselli ti fanno spendere soldi alla fin fine, non servono a ottenere qualcosa di utile. Nel senso, non è che spendi tot e prendi un borsello, cioè non è un investimento di tipo ah, spendo 100 per comprare un borsello che me ne dà 150, quindi alla fin fine ho dovuto tenermi da parte 100 sen e la ricompensa è che se compro quel borsello ne guadagno 50. No, la ricompensa è che tu spendi 10 sen, ma ti sei creato un borsello che poi tutti gli altri 100 te li tieni al sicuro nel caso tu morissi. È uno strumento pensato più per... Sono un po' in zona di pericolo, non so cosa troverò avanti. Preferisco non perdere i miei sen. Fine. Ora io però... Sì, lo so, mi ricordo che c'è quello sui tetti che... Ma qui non c'è un appiglio? Tra l'altro un ragazzo mi ha chiesto, ma l'altra via con cui sei arrivato alle segrete...
Perché c'è più di un modo per arrivare alle segrete. Tu da dove ci sei arrivato? E ho detto, ah, ma guarda, ero vicino all'entrata del castello, ho fatto roba, ho seguito un certo percorso e ci sono arrivato. Ho aperto porte. Là ci sarebbe l'emblema spiritico, ma anche no. Scusate, voglio andare un po' veloce e spedito, cioè nel senso non voglio perdere tempo. Però voglio anche capire un attimo se qui ci può essere qualcosa di utile. Ah. Complimenti? Poi mi dicono che c'è questa cosa che è utile contro i cani, c'è. Ah, scusate. E io che rispondo, ma i cani non sono un problema, cioè. I cani li devasti. Sono in tanti, attenzione. E tutto questo perché io voglio un attimo esplorare la zona e vedere se ho tralasciato qualcosa. Ok. Chi? Cos'era quello? Ho aggrato il mondo. Ok. E ho ancora delle cure. Che devo dire, si vede che si stanno potenziando le cure, gli HP, eccetera. Sì, ma anche. Dovevate per forza rovinare tutto, eh? Mi ricorda molto una cosa che vedremo in Final Fantasy XIII stasera. Ne è valsa la pena, complimenti. Ah, così senza neanche dir ciao? Volevo provare il contrattacco Mikiri, ma come al solito non si riesce a gestire il contrattacco Mikiri. Fa schifo. Fa schifo. Cioè, o impari a farlo alla perfezione, secondo me, o fa cagare. Cioè, fa più male che bene. Dico sempre, so che esiste il Git Good, ma sei un mercante anche tu, cosa Tu sei? non sei uno dei samurai di questo castello, vero? Tu sembri uno shinobi. È molto abile. Sì. Proprio così. Lo Miau, proprio immaginavo. così. Beh, di sicuro mi hai dato una mano. Vedi, sono successe cose spiacevoli. E ora mi danno la caccia giorno e notte. Sono con le spalle al muro. Ma tu gli hai dato una bella lezione. Prendi, in segno di ringraziamento. Mi ricorda quasi il manigoldo, come lo chiamiamo, quello di Bloodborne. Un appunto sui segnali di fumo usati dagli shinobi Ashin, davvero, i corvini grigi. Segnali di fumo di color rosa chiaro. Sono posizionati sui tetti del castello Ashina. Questi segnali guidano i corvini. Lo stormo dalle piume cinerine. Di certo è il solo che possa seguire una pista simile. Vedi, io vendo informazioni. È il mio lavoro. Se. Sì? Mi serve. Mi dispiace, non faccio affari in posti pericolosi. Fidarsi è bene, ma forse ci incontreremo ancora. Ah. Senti, ehi, forse ci incontreremo. Ok, solo che. È un indizio di gameplay? Probabile. Di qui c'è la parte che avevo trovato inutile, vero? Esatto. Allora, fammi andare qua sopra intanto. Si vedono dei segnali di fumo? No.
Ho l'impressione di esserci già stato là, ma di non averci trovato niente di utile. E io qui spero di non trovare mai un serpentone. Ma il serpentone è più là, credo. Ah! Questi. Buongiorno. Non ho capito cosa doveva. Ah. Ok. Ma guarda un po'. Alla faccia delle parate? Cioè le mie parate, dico. Vorrei ricordarmi, cioè ricordare veramente a me stesso che io non ho più cure. E che quindi devo stare molto molto attento. Però qualcosa mi dice che questo è il percorso da seguire. Ma sei impazzito? Mi stavo guardando intorno proprio perché ho sentito un verso strano. Cioè, che cavolo è un lupo? C'è qua. Mi stavo guardando dentro per dire, ma c'è un bestione chiuso qua dentro? Che cosa? Quello? Scusate, ma lo devo fare. No, eh. Dov'è il nemico che mi ha visto? Ho sentito un tang. Là sotto c'è un passaggio dove siamo già stati. Lì sotto c'è. Ok. Facciamo un attimo il giro, eh. Non dire. No, cosa? Non chiamare rinforzi, ma sei impazzito. Ma no, guardate, no, 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 no. Anzi, facciamo una cosa. Beh, non fa schifo, non fa. Io sto andando a raccogliere oggetti in giro alla rinfusa, ma. Ne basta proprio la pe. No, 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 calma, calma, calma. Va bene, non importa, non importa. Non importa. Perché sto esplorando in realtà. Ecco, io avevo però. Ah, io ho perso 1200, 1300, 1400 monete. Sono stato sciocco. Stupido. Questa è stata veramente una minchiata che ho fatto. Sì. E quando ho detto devo stare attento. Ecco, ne avevo 2006. Quando ho detto devo stare attento, dovevo stare attento, dovevo tornare indietro. Fine, anche a costo di farli respawnare. Dunque. Via, 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 via. Come se non ci fosse un domani. Ma ti vuoi appigliare però? Dunque. Le.
Qui? Ne valsa la pena, me insomma. Allora, fatemi vedere un attimo, Voglio capire. Ma non dire. Ok, c'è un generale, Solo che io avrei bisogno di tornare là sopra. A volte i punti per il rampino sono talmente... Grazie. Ok. Monete quante? 50. Eccolo. Volevo vedere da dove arrivava, ma madonna mia, schivarlo è... Non dico un'impresa, ma è una rottura di pa... È finita? Ma con quale range? Con che attacchi? Ma l'hai finita? Non riesco a fare niente, schivo ma a tempismi strani. Cioè, l'ho capito che schivo male, ma perché ha dei tempismi strani? Continua a muoversi, quindi non si riesce a colpire. Madonna mia. E che... Io ora dicevo, vorrei un attimo... Io starei cercando di andare qua sopra, please, però. Grazie. È pieno, attenzione. Volevo curarmi, ma non me l'hanno lasciato fare. Più che altro perché voglio vedere se c'è qualcos'altro, cioè... Se non c'è nient'altro, non vale la pena venire qua, perché io adesso ho perso tra l'altro altri 700. Ero da 2006 a 700, mi fa piacere. Non ne vale la pena se non c'è nient'altro qua sopra. Certo che se qua sopra ci sono soltanto robette stupide... Ecco, mi sono beccato questo per robette stupide. Che immagino sia il mercante che abbiamo trovato poco fa. Può essere. Complimenti per esserti aggrappato. Perché? Perché io devo essere punito dagli input che non funzionano? Cioè, non funzionano. Capiamoci. Io mi aspetto che nel momento in cui ho davanti un appiglio, si appigli. Non che fatalità in quell'istante non ha preso l'input e non funziona. Non ho capito tra l'altro perché la facecam continua a sminchiarsi tra riflessi rossi e riflessi verdi o blu, o come lo vogliamo chiamare. Appunto. Quanto deve essere difficile? Quindi sì, in un certo senso questo indica il percorso, dicevo. Ti vuoi aggra... No, ti vuoi... Cosa stai facendo?
Perché deve essere così difficile salirgli sopra e aggrapparsi? Ma madonna mia! Volevo saltare e aggrapparmi al tetto per tirarmi su. Fine! Perché deve essere così difficile? Perché deve avere tutta questa inerzia nei movimenti, eccetera? Là c'è il rompipalle. Muorici. Fatemi capire se qua dietro c'è qualcos'altro, eh. Ecco là sopra, tipo. Non era inutile allora. Riposa. Questo a me piace. Affrontare magari delle difficoltà che poi hanno. Oh, cosa c'è lì dentro? Uno scopo. Quei forzieri di Bloodborne. C'è circa. L'animazione. Grazie, madonna mia. Mi stavo giusto chiedendo quando è che avrei trovato la prossima. Il prossimo seme di zucca. Ma guarda, allora in realtà. Mi dispiace tantissimo per. Per le monete. Allora, viaggia. Che poi in realtà mi ricordo perché l'ho riletta la descrizione di quel aggeggio prostetico. Cioè serve per potenziare lo shuriken da quanto ho capito. Perché c'è scritto che nella scia dello shuriken rilascia delle copie della falena, una roba simile. Delle immagini della falena, non ho capito bene cosa voglia dire, ma serve comunque per lo shuriken. Cosa che non uso praticamente mai, ma quello è un altro discorso. Ci sarebbero anche i punti abilità. Sono vediamo. Felice. Sì. Ok. Cinque cure schifo non fanno. Abilità. Non è che per caso. Calma. Allora, viaggia. Castello di Ash. Anticamera del guerriero. Però è curioso, perché in genere, non dico sempre, ma tipo in Bloodborne, ma anche negli altri Souls, in genere l'ordine dei checkpoint, mettiamola così, sta anche a indicare secondo il gioco, quale sarebbe l'ordine di prosecuzione, no? E noi abbiamo trovato diversi luoghi che sono più avanti di qui, quindi in teoria qua c'è qualcosa da fare, magari anche un boss che non abbiamo fatto. Quel generale diciamo che mi rompe un po' le palle. Quello sulla scalinata. Perché ci sono altri guerrieri e soldati insieme a lui. E può essere una rottura. Salve. Ecco, come dicevo ieri su Dark Souls, mi pare. Cose divini, davvero? Quelli contro i cose invisibili? Nemici spettrali? No, dicevo ieri su Dark Souls, non ho capito perché in Sekiro, per carità, ispiralo quanto ti pare a determinate cose, eccetera, ma non ho capito perché hanno dovuto fare questa cosa che il colpo mortale glielo dai nella gola, cioè fare una cosina un po' meno brutale, no? Per carità, è gusto mio, non dico, però... Mi sembra un po' troppo brutale. Ah. C'è anche a vedersi, intendo. Mi sembra un po' troppo brutale. Eh? Cos'è stato? Sembrava qualcuno. Benissimo. Non ce n'erano altri? Qui dietro posso nascondere. Sì.
E credo proprio funzioni anche nascondersi qua dietro, come però penso che funzioni anche il fatto che qui ci saranno altri nemici che mi sgamano, no? Quello di spalle, complimenti! Minchia, alla faccia. No! Deficiente. Ho capito, mi ci provo a fare dei pe... Ma non dire, ma non dire, ma non alle spalle! Scusate, ma io a sto punto fa... Cura tutto. Lo vuoi raccogliere? Vabbè. Ne è valsa proprio la pena, eh. Farò di recupero per questo, sì. Ah. Facciamo così. Quanto siamo? 28. È che hanno un sacco di posture. Secondo me non dovrei essere qui per tutta la postura che hanno, dico, però. Qui si apre? Non si apre da qui. Ma serio? Davvero non si apre da questa parte? Ma guarda un po'. Trappolozzo? No, attenzione, attenzione. Figo. Visto a guardare in giro ho detto, beh, allora i casi sono due. O ci arrivo da fuori dal castello dove c'è il generale, oppure c'è un passaggio nascosto. Cioè, nascosto, nel senso un passaggio che le persone normali nel contesto del mondo non userebbero, ma che io posso usare perché ho il rampino o sono sveglio, eccetera. Allora. Tipo. Minchia, alla faccia. Ho capito, ma madonna mia, mi fai fare qualcosa. Ma non un altro, ma... Ah, facciamo le cose, aspetta, pian 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 pian... No! Forse questo potrebbe essere più un male che un bene, ma... Ma con quella si può... Ah, ok, no, era soltanto una vecchietta come... Ma vuoi raccogliere... Ok, grazie. Io spado e troverò... Va. Fegato d'anguilla, poi vedo a cosa serve. Ok, compresse. Dove si arriva qui? Dove sto andando a finire? Lettera di Shin. Una nota lasciata dai Shin nella torre di guardia. Forse Emma sa dove si trova ora. Cara Emma. L'ingresso del castello a Scina risuona di un folle zampettio. Il Tengu si occuperà dei ratti, non temere. Ok, infatti. Il Tengu è anche io. Ah. Ma guarda un po'. Ma guarda un po'. Ah. Ma qui è dove...
Qua sopra mi aspetto di trovare un corvino. E là sotto? E là? Ok, là è da dove siamo venuti noi. Ok, perfetto. Fin qua ci sono arrivato. Ah, ma guarda un po'. Grazie. Tipo io posso... No, io quello che vorrei fare ora è... No, non riesce ad andare sopra. Perché? Dove sono finito, tra l'altro? Sono finito, secondo me, dove ho visto roba prima. Non si apre da questa parte. Sono finito, non lo so neanche io dove. So cosa c'è là dietro, forse. Forse... là dietro c'è il boss, vero? Che... è una cosa che ho avuto modo di vedere, forse il boss. Credo, non ne sono molto sicuro, ma secondo me io so cos'è, qual è il boss. So vagamente come è fatto, non so cosa fa, ma a livello generale so come è fatto, appunto. Allora, non di qui. Ah, ma guarda... riposa, che ti devo dire. Allora andiamo un attimo a prendere quello, se si riesce ad andarci. Mi sa molto di trappola questa. No. Ah, figo. Qui c'è una sorta di... una coppia. O una madre e un bambino, una roba o qualcosa del genere. Ah, e là. Scusate, va bene, queste le devo fare, nel senso... c'è roba da raccogliere, e per una volta che posso. Solo vorrei capire un attimo... Ehi, non hai visto una piccola canaglia passare di qui, vero? Lo stiamo cercando, e sono certo che... Ma per... stavano parlando. Perché si devono distrarre a caso? Riposa. Perché si devono distrarre a caso finché parlano? Però... aspetta un attimo. Fammi trovare... fammi prendere la roba qui. Ne è valsa proprio la pena, eh? Chi? Ma aveva un mortaio, quello? Ah, so dove siamo! Credo. Sì, so dove siamo. Quindi ancora di più mi perplime come si faccia ad arrivare a quella porta. Ma qui siamo dove dicevo ieri, se non sbaglio, in Dark Souls 3 che ne stavo parlando. O forse l'ho detto proprio durante la registrazione di un video. Siamo praticamente oltre la gola dove c'era il serpentone. Vedete, quello è l'idolo. Allora, là sopra c'era... fondamentalmente là c'era il generale con alcuni soldati. Poi siamo scesi. Quella là dietro è la strada che va verso le grotte, credo, dove ci sono nemici spettrali, non lo so. Poi siamo scesi, abbiamo trovato l'idolo e siamo proseguiti attraverso la gola dove c'era appunto il serpentone. Che non è il serpentone di Dragon Ball, ma qualcosa di più pericoloso. Ehi, non hai visto una piccola canaglia passare di qui, vero? Lo stiamo cercando. E sono certo che andava da qui. Cosa indossi? Minchia, complimenti. No! Scusate, lo so che ho detto che avrei dovuto raccogliere gli oggetti. E così sarà. Fuligine, ne valsa la pena.
Borsello leggero, va bene. Caramelle di Gokan. Complimenti per la scelta degli oggetti. Ok. Qui dentro? Sono in salvo. Detto quegli idioti di piantarle, invece continua a andare. Sei uno di quei ninja corvini? No, certo. Infatti. Hai un piede diverso. Però sembri anche tu del mestiere. Io sono il tasso testa mia. E tu chi sei? Sei parecchio socievole, dico bene? Prima coi testardi, ora uno shinobi musume. E gli Ashina che scatenano l'inferno là fuori. Cos'altro chiedere di più? Qualcosa del genere, sì. Ma proprio... Fuggitivo. Sono un po' al verde di questi tempi. Ho la merce, ma nessuno è qui vende. Ok. Proprio l'arrivo di uno. Acquisto oggetti. Cos'è? Confetto di Yashakiru. Scusate, eh. Dov'è qui? Fate vedere un attimo. Ok. Confetto preparato da, al Tempio Senpo, intriso della benedizione di Yashakiru. Yashariku. Di mezza vitalità e postura massime, ma aumenta ampiamente la forza d'attacco. Se lo si morde, se sobe, madonna mia. Proibito al tempio, questo confetto era ampiamente venduto per sostenere la cerca della non morte. Io questa cosa probabilmente non la userò mai, perché le build, le hyper build, come vengono chiamate, non fanno per me. Io preferisco stare a full vita, star sicuro di quello che faccio, eccetera, eccetera. Farmaco blu. Farmaco shinobi segreto di colore blu. In guerra, a volte, il suicidio diviene un'opzione inevitabile. I samurai rivolgono la propria spada contro se stessi per questione di onore, ma lo shinobi necessita di una morte più rapida. Mordere il farmaco è proprio la morte. L'uso non impedisce la resurrezione. Sì, diciamo... Forte... Cos'è? Ma perché ha così tante cose nuove? Cioè... In realtà va bene, eh. Fortezza di ferro e colpo mortale antisalto. Un ventaglio di ferro dal lontano occidente. Quindi non da oriente. Adattabile alla protesi shinobi per diventare uno strumento prostetico. Utilizzato dai più esperti per deviare frecce e proiettili. È stato tramandato da generazioni fra gli assassini del Tempio Senpo. Nonostante l'eccessivo peso potrebbe renderlo poco pratico. Ah, bisogna vedere. Sono interessato a prenderle entrambe, però, Compendio sull'arte marziale del shinobi del colpo mortale antisalto. L'abilità si sblocca quando tieni questo oggetto, chiaro. Ah! Davvero? Una tecnica utile agli shinobi che non sono vincolati ad un combattimento al suolo. Cioè, shinobi, ok, che hanno... Perché ho visto che ci sono anche attacchi in salto tra le abilità. Salta verso un avversario che ha abbassato la guardia a mezz'aria e colpisce, uccidendolo prima che tocchi il suolo. Bisogna vedere un attimo sta cosa. No, fermo un attimo. Perché se vuoi il mio parere, questo ventaglio di ferro non è fatto apposta per te. Con questo non dovrai più badare a frecce e proiettili. Chissà, forse reggerebbe anche alle cannonate. Forse o lo fa? Perché se vuoi questo, chissà. Aspetta un attimo, eh. Ma io ho solo un borsello. Io volevo aprire il menu magari, ma la mancata funzione dei tasti mi perprime e mi confonde, mi fa usare tasti che non... Ah, sono morti.
C'è qualcosa qua dietro per uno che ha voglia di... No, cercare. Mi mancherebbero 100 monete. Perché appunto spesso e volentieri i minion non sono pericolosi, specialmente se presi da soli, appunto. E questa cosa è testimoniata anche da quanti Sen rilasciano. Mi fa quasi pensare che questa via non fosse pensata per essere esplorata come l'ho fatto io, cioè che si arrivasse prima da questa parte. Oddio, quanto sono... Appunto. Polvere da sparo nera, figo. Appunto. Come dicevo l'altra volta... Là c'è l'idolo. Là sotto abbiamo beccato il serpentone. Il che continua a farmi pensare che possibilmente... Brutte... Ma magari il serpentone è morto perché quando l'ho affrontato e poi sono scappato, eccetera. Non ho visto bene che fine ha fatto. So che è rispuntato dall'altra parte, ma poi è scomparso finché ero nascosto e quindi ciao. Allora, facciamo così. Torniamo all'idolo. Prossima volta riesploriamo bene il palazzo. Non dico che riusciremo, magari lo farò all'inizio del video. Cercherò di far fuori il generale all'entrata del castello, anche perché magari da lì si sblocca un'entrata che mi fa fare cose. Magari rifinisco nello stesso punto della mappa dove ho trovato la porta chiusa che mi diceva si apre dall'altro lato, magari si apre proprio da quel lato, ma prima devi far fuori il generale, cioè idealmente devi farlo fuori, ma non è detto. Quindi ci fermiamo appunto qui. E prossima volta vediamo se cominciare dal generale. Possibile, ma vediamo. Altrimenti riesploriamo direttamente il palazzo dall'idolo che abbiamo trovato all'interno. Dov'è qui? Ok. Quindi grazie di avermi seguito fin qui. Spero che vi stia piacendo e interessando. A me molto, devo dire che anche qua la mappa si è diramata tantissimo in questo episodio. Ho trovato tantissime cose, tantissimi passaggi nel giro di 5 minuti quando dicevo voglio chiudere il video. Ma Madonna, alla faccia, sono stato tentatissimo di andare in mille direzioni per raccogliere oggetti. Quindi ci fermiamo qui, ci vediamo alla prossima, appunto, dove esploreremo un pochino meglio il palazzo per vedere se abbiamo trovato tutto. E poi vediamo da che parte andare. Forse al boss. Vedremo, vedremo. Ciao a tutti.